Madrak, come sapete sono un grande amante di gadget e oggi andremo a recensire infatti delle cuffie Bluetooth della Ecorse 705C. Che cos'hanno di speciale queste cuffie Bluetooth rispetto a quelle che ho portato è che non cadono dalle orecchie. Scopriremo il perché facendo l'unboxing, la recensione, ma come sempre subito dopo la sigla. La confezione, di che cuffie si tratta? Si tratta di cuffie per lo più sportive che vi arrivano assieme anche a questa custodia, sacchetto, chiamatelo come volete, e ovviamente non vi arriva dentro la custodia, vi arriva dentro questa bustina. Io le ho messe qui dentro dato che le ho utilizzate. E che cosa troviamo poi? Troviamo anche il cavo micro USB che ci permetterà di caricare le nostre cuffie circa un'oretta, e hanno un'autonomia loro invece di 4 orette, adatto giusto per la corsetta che dobbiamo fare. Poi troviamo questa busta che ci permette di adattare al meglio le cuffie al nostro orecchio, e non solo, ci sono anche due componenti che magari possono essere utili, come questa pinza che in realtà non ho ben capito a che serve, nel senso sì, ok, ci permetterà di attaccare alla maglietta, ma non ne vedo tantissima l'utilità. Questo qui invece è un piccolo componente che ci permette di ridurre il cavo in questo modo, come vedete. L'ho collegato, molto facile da applicare, così il cavo non ci dà fastidio. Poi non possono mancare anche le istruzioni, che sono queste qui, abbastanza chiare, che ci spiegano il suo funzionamento. Come avete visto, le cuffie sono senza jack perché sono Bluetooth e hanno da una parte tre tasti di controllo per abbassare e alzare il volume, e il tasto centrale che ci permette di accendere le nostre cuffiette anche per rispondere alle chiamate, dato che ha un microfono integrato. Una volta che l'abbiamo associato al nostro smartphone, possiamo tranquillamente ascoltare la nostra musica, che devo dire si sente abbastanza bene. Le frequenze sono regolate e per quanto riguarda la comodità, devo dire sono il top. Per quale motivo? Perché prima di tutto è impossibile farle cadere accidentalmente, nel senso se corriamo difficilmente vi cadranno, perché sono appoggiate con questo archetto al nostro orecchio, e poi essendo che sono dentro le nostre orecchie già quello fa fatica a farle uscire. Altra cosa, ho notato ad uso prolungato non si fanno sentire addosso, quindi quasi ve le dimenticate, e questo devo dire che è più che positivo. Per quanto riguarda la durata, come già vi ho anticipato, parliamo di circa 4 orette, mentre per la ricarica potete utilizzare il caricatore del vostro smartphone e il cavo micro USB che vi forniscono loro per ricaricarlo circa in un'oretta. La qualità dei materiali non è che sia proprio eccellente, però considerato il prezzo sotto i 30 euro devo dire che si tratta di cuffie più che buone. A volte è anche possibile trovarle in offerta sotto i 20, e vi lascerò qui sotto il link in descrizione nel caso foste interessati. Un'altra cosa molto comoda è il fatto che è presente un LED che ci permette di capire quando è associato con il nostro smartphone, e ci permette di capire anche quando le nostre cuffie sono belle cariche. Detto questo, spero che questa velocissima recensione vi sia piaciuta e che vi abbia permesso di decidere se acquistare o meno delle cuffie di questo genere. Infatti ce ne sono nel mercato tantissime, e scegliere quale fa per noi non è molto semplice. Io lo consiglio più a chi corre, perché infatti difficilmente vi cadono, oppure a tutti coloro che sono stanchi delle cuffie che ogni 3x2 cadono dalle orecchie. Quindi se la recensione vi è piaciuta, mi raccomando, lasciate un bel like, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto per rimanere aggiornati sulle prossime video recensioni. Mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti se avete dubbi, domande, curiosità, vi risponderò volentieri, e vi lascerò un bel cuoricino. Seguitemi nei vari social network che trovate qui sotto in descrizione, e seguitemi anche magari su ScontiGoGo se volete non perdere nessuna offerta. Ok, e noi ci vediamo alla prossima, ciao!